Un elicottero ultraleggero privato è precipitato nei boschi dietro a Via Belvedere a Borgiallo nel pomeriggio di lunedì 25 maggio intorno alle 18. Il pilota, un 66enne di Buttigliera d'Asti, stava sorvolando la zona dove è una casa, quando per causa in via di accertamento ha perso controllo del velivolo che è precipitato. Fortunatamente la caduta è stata attutita dagli alberi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, l'elicottero Drago dei vigili del fuoco con i SAT, la Croce Bianca del Canavese, la Croce Rossa di Ponte Canavese, le di soccorso del 118 e i carabinieri della compagnia di Ivrea con il colonnello guida. Fortunatamente il pilota è rimasto illeso, ha riportato solo qualche graffio e contusione ed è stato trasportato all'ospedale di Cirié.